questo 25 aprile si scenderà in piazza in tutta Italia e lo faremo anche a Catania. E come campagna per la smilitarizzazione di Sigonella porteremo il nostro contributo per liberare il popolo siciliano dalle truppe d'occupazione statunitense che hanno sempre più militarizzato la nostra isola. Noi, come campagna per la smilitarizzazione di Sigonella, siamo nati proprio pochi giorni prima della seconda guerra in Iraq, con un grosso convegno nel quale noi rivendicavamo, portavamo avanti la richiesta di smilitarizzare la più grande base del Mediterraneo e riconvertirla per uso civile nella proposta di un grande hub internazionale, ponte di pace tra i popoli del Mediterraneo. Invece, appunto, questa base si è sempre più potenziata. In questi giorni si è ricordato il trentennale della grande manifestazione dei 100.000 il 4 aprile a Comiso e appunto, da allora quella grande stagione di lotta purtroppo si è sempre più affievolita. In questi anni si sono promosse numerose manifestazioni, ricordavo proprio questa della seconda guerra nel Golfo, dove a Sigonella abbiamo manifestato in oltre 15.000, eguagliando gli stessi numeri delle grandi manifestazioni della stagione di Comiso. Il nostro impegno è proseguito appunto per denunziare da una parte il potenziamento della base di Sigonella, dove appunto si è installato il sistema AGS, un centro di controllo e di spionaggio planetario che è integrato con i Global Hawk che già stazionano i micidiali aerei senza pilota, costruiscono appunto una struttura planetaria per i nuovi interventi neocoloniali. E rispetto a questo, appunto, questa AGS, questo sistema è costato 150 milioni di euro e vorrei ricordare che dopo la liberazione praticamente il 41% delle spese di mantenimento delle basi militari USA e NATO sono a carico dei cittadini italiani, quindi in periodi di tagli alle spese sociali si dilapidano enormi risorse pubbliche proprio per militarizzare i nostri territori. E noi appunto abbiamo iniziato le mobilitazioni contro il centro di comunicazione satellitare MUOS proprio a Sigonella, proprio perché nel 2007, nella fine del 2007, già si preventivava l'installazione dentro la base di Sigonella, solo che un centro studi Lagi degli Stati Uniti d'America praticamente fece rilevare ai grandi strateghi statunitensi che praticamente le onde elettromagnetiche avrebbero favorito l'innesco automatico degli ordigni nucleari che stazionano e transitano nella base di Sigonella, per cui per non correre il rischio di una devastante esplosione, si è valutato di spostare questo sito a circa 80 km nella contrada della Sughereta a Niscemi. E a Niscemi, dove appunto a pochi chilometri, 3-4 km dal centro abitato, dove appunto a Niscemi dal 91, da 21 anni, è stato installato il sistema NRTF, è un sistema di comunicazione sempre della Marina Militare statunitense, che però diciamo, si è riuscito appunto nel 91, alcuni di noi contribuirono alle prime manifestazioni, però poi dopo nel silenzio più assoluto e nella latitanza di tutte le istituzioni, i comuni delle zone limitrofe hanno ignorato questa grave presenza di questo impianto e dei danni che procurava alla salute. C'è stato un monitoraggio dell'ARPA 2 anni fa, dove appunto 2/3 di queste antenne non diciamo attive al massimo della potenza, già in 2 di queste centraline si monitoravano che erano nocive alla salute e all'ambiente. Per cui diciamo, a prescindere dall'installazione del MUOS, queste antenne
nuociono alla salute e quindi noi richiediamo che vengano disinstallate, così come bisognerebbe appunto bloccare l'installazione del MUOS. Nei prossimi giorni appunto ci sarà una 3 giorni indetta dal movimento No MUOS e questo è un banco di prova della tenuta e della capacità di ripresa del movimento contro la militarizzazione della nostra isola.